Casalnuovo Montedotato festeggia i 100 anni di Nonna Michelina di Vita, che proprio in questi giorni ha superato il fatidico traguardo del secolo di vita. L'amministrazione comunale, con il sindaco Pasquale De Vita, le ha fatto visita omaggiandole con una targa ricordo. Oggi a Casalnuovo Montedotato Michelina De Vita compie 100 anni, a dimostrazione che sui Monti Dauni si vive bene e ci sono tante donne e tanti uomini che raggiungono e superano anche il secolo di vita. Qual è il segreto, sindaco? Ma il segreto sicuramente è quello della voglia di vivere, della voglia di combattere, che tanti nostri nonni hanno vissuto in questi anni. Oggi la comunità si è stretta intorno a Zia Lina, la nonna di tutti i ragazzi di Casalnuovo, di tutta la comunità di Casalnuovo, che non solo ha vissuto questo 100° compleanno, ma è stata per noi un esempio di vita coraggiosa, di vita determinata, anche nell'affrontare le difficoltà che un po' sia la comunità di Casalnuovo sia tutta l'Italia ha vissuto in questi 100 anni. Michelina De Vita è solo l'ultima di una lunga serie di ultracentenari che vivono sui Monti Dauni, dove evidentemente la qualità della vita è migliore che altrove. Qual è il segreto per raggiungere 100 anni in perfetta forma? Come sta lei? La buona volontà di andare avanti con quello che ci viene, che dobbiamo incontrare, con quello che ci viene. Ho passato la mia vita con le gioie e con i dispiaceri fin da quando mi ricordo, fin dall'età di 10-11 anni. Poi ho vissuto la mia vita con la prima guerra, con la seconda guerra e con i dispiaceri, che mi è morto un figlio di 70 anni e quello è il dispiacere più grande. Cosa ha fatto nella vita? Che lavoro faceva? Ho fatto i lavori, tutti i lavori ho fatto, ho accettato tutti. Sono stata ricamatrice, sono stata sarta, ricamatrice a macchina e a mano,